Mai sottomessi, cronache di un'Europa islamizzata, è il titolo del nuovo libro di Silvia Sardone, presentato ieri a Cremona. Un testo audace, controcorrente e senza dubbio polarizzante, che prende una netta posizione sull'attualissimo tema che riguarda il rapporto tra Europa e Islam radicale. Questo libro racconta dei passi indietro che stanno facendo le istituzioni sui nostri valori, sulla nostra identità, sulle nostre tradizioni. E racconta di un Islam radicale, che sottomette le donne. Pensate che ho ricevuto diverse minacce di morte per aver detto, per esempio, di no al velo islamico, per aver detto che il velo islamico non è simbolo di libertà, ma di sottomissione, per aver manifestato per la chiusura di moschee abusive o per essermi permessa di dire che le rivolte in Francia magari erano figlie di seconde generazioni che non si sono integrate. Intimidazioni che hanno costretto Silvia a vivere sotto scorta, dato a dir poco preoccupante, specchio di una sempre più vacillante e problematica libertà d'espressione. Questo libro racconta anche di parte di queste minacce che comunque io continuo ad avere, insomma le ho oramai purtroppo da anni, e io mi domando se siamo in Italia o in Iran che una donna non è più libera di dire quello che pensa in una democrazia senza finire sotto scorta. Io non attacco l'Islam, io attacco l'Islam diciamo radicale, io attacco l'Europa stessa che si sottomette. L'Europa stessa che a Natale toglie il presepe o il crocifisso dalle aule. Ecco, questo libro rappresenta, vuole essere insomma una spinta per alzare la testa e con orgoglio rivendicare quello che siamo e quindi rivendicare la storia dell'Occidente.